palle. Quindi io per dovere di ospitalità prendo la parola, quindi saluto tutti voi, il Presidente, il Governatore De Luca, il Presidente della Provincia e tutta la classe dirigente della nostra provincia, deputati, senatori, consiglieri regionali, sindaci, ci sono un po' tutti, ci sono, e c'è tanta gente comune, quindi un problema che si è avviato a soluzione. 3 anni possono sembrare, sono stati tantissimi, non vogliamo qui fare la cronologia degli eventi e delle cose, però ecco, oggi salutiamo con grande soddisfazione e con grande enfasi questa soluzione. Diciamo che dobbiamo ringraziare la provincia di Salerno, che è titolare della viabilità della SP430, i tecnici, tutti coloro che si sono impegnati, il delegato Imparato, il presidente ovviamente della provincia, che ci ha fatto un bel regalo. Oggi è San Giuseppe, quindi un regalo, ricorderemo San Giuseppe e non soltanto San Vincenzo. Io non mi voglio assolutamente attardare, però ecco, davvero c'è un clima di grande fiducia. Il presidente De Luca diceva poc'anzi, senza che ci facciamo illusioni, i problemi sono tanti, questa era la ferita più profonda, più avvertita, ma c'è un sistema viario devastato da anni, sono anni che manca la manutenzione sia sulle strade provinciali che sulla rete ex statale, oggi regionale, ma il Presidente non si fermava a un piano di manutenzione straordinaria che dovrà partire da qui a poco, nei prossimi mesi saranno reperite le risorse, parlava anche di nuove infrastrutture, perché quando nella nostra terra si parla di turismo e non ci sono le condizioni di vivibilità nemmeno per le comunità che ci vivono, immaginate a parlare di turismo. Quindi c'è una bella prospettiva, un bell'orizzonte che si apre in questi mesi del governo De Luca. Può sembrare che non è quasi avvenuto nulla, perché la percezione delle cose non è immediata, ma vi posso assicurare che questa è una rincorsa. Il governatore De Luca sta facendo e farà grandi cose e non assolutamente deluderà la grande fiducia che la comunità campana, salernitana e anche cilentana ha dato. Sono in sala, rubo qualche altro secondo, persone degli Alburni, ci sono operai forestali, c'è un'attenzione della regione Campania per tutti. I problemi sono affrontati con grande fermezza, con grande decisione e soprattutto, come ha detto poc'anzi il governatore De Luca, ci sono gli impegni che diventano doveri e lui quando assume un impegno diventa un dovere e diventa un dovere della istituzione regione. Io non mi voglio assolutamente dilungare, grazie a tutti, ci auguriamo da qui a qualche mese di superare anche, insomma, di anticipare il limite che è stato assegnato all'impresa, per ritrovarci sul cantiere a tagliare il nastro e per portare davvero alle nostre spalle un problema che tanto disagio ha creato alla comunità cilentana e non solo. Passo immediatamente la parola a Peppino Canfora, presidente della provincia. Solo per associarmi intanto ai saluti che il padrone di casa, il sindaco Francesco Alfieri, ha destinato a tutta la sala. Insomma, ci sono amministratori locali, c'è la deputazione consigliare regionale, la deputazione parlamentare, ci sono tantissimi amministratori locali, sindaci, siamo onorati. Io sono onorato sul serio di partecipare a questa bella iniziativa, ma soprattutto a questa bella festa. Probabilmente non potevo festeggiare il mio onomastico con un evento più bello di questo, lo dico perché ci credo, perché è la verità. È un onore stare qui insieme al governatore De Luca, insieme a Francesco Alfieri, insieme a tutti quanti voi, a tutte le istituzioni che dopo 3 anni, ricordiamoci che sono passati 3 anni, finalmente questo cantiere già è aperto, non è che si deve aprire, è aperto. I tempi sono sicuramente temporizzati, ecco, insomma, diciamo 150 giorni, però non mi scandalizzerei se a questi 150 giorni bisogna aggiungere qualche mese in più. Credo che
visto che stiamo lavorando su un cantiere dove la prima necessità è mettere in sicurezza il cantiere stesso, mettere in sicurezza quello che andiamo a costruire, se ci dilunghiamo di 15 giorni o di 30 giorni, certamente non è questo il problema. Il problema è iniziare e sapere che quest'opera si concluderà nel più breve tempo possibile.